Pareggio e poco spettacolo nel derby tra Futsal Nuceria e Progetto Sarno nel match valido per la decima giornata nel girone D di Serie A2 di calcio a 5 femminile. La gara termina col punteggio di 1-1, una minestra riscaldata per entrambe le compagini dal punto di vista della classifica. Ai punti però le sarrastre avrebbero meritato forse di più alla luce di un gioco più ordinato e sicuramente meno arruffone di quello espresso dal Nuceria. Le rossonere infatti sono incappate in numerosi errori gratuiti in appoggio, conditi pure da poco piacevoli rimbalzi di responsabilità tra le atlete in campo. La cronaca contro il fanalino di coda del torneo, il Nuceria non modifica l'idea di agire di rimessa e sembra funzionare quando Attanasio timbra il palo al secondo minuto, prima che Foddai chiami Cimmino all'uscita provvidenziale. Sarno inizia a prendere in mano le redini del match, peccando però di scarsa concretezza sotto porta. Al settimo Forino ci prova due volte in pochi secondi, ma senza successo. A seguire poche e timide schermaglie fino al quarto d'ora, con Gliagnello brava a dire di no a Bertolini. A 1.08 dalla sirena dell'intervallo il punteggio si sblocca, Foddai fa tutto da sola sul versante sinistro, mandando la sfera ad accarezzare il palo prima di finire in rete. La stessa numero 27 rossonera divora però il raddoppio dopo un rapidissimo scambio con Gamardella. Si va alla ripresa e Sarno entra in campo con maggiori motivazioni. Gliagnello risponde presente sulle prime due occasioni confezionate dalle atlete di coach Manco. Poi l'estremo di casa prova addirittura la soluzione personale dalla lunga distanza, chiamando la collega Cimmino alla deviazione in corner. A 7 minuti e mezzo si torna in parità. Un inevitabilissimo fallo di Attanasio regala alle ospiti un calcio di punizione da posizione interessante, trasformato con freddezza da De Maio. È la rete che sembra scuotere il Nuceria. I rossonere trovano però ancora il palo sulla loro strada con la conclusione di Attanasio. Flash sarnese al 12esimo, Gliagnello respinge su Disimino, poi ancora Tacquino in rosso e nero, Foddai chiama la conclusione Carola Lamberti, Cimmino c'è. Al 14esimo invece è incredibile il gol divorato da Benedetta Dello Ioio a tu per tu col numero 1 avversario e la stessa numero 17 di casa ci prova 50 secondi dopo, Cimmino risponde ancora una volta in calcio d'angolo. Le ultime fiammate sono di Marca Sarnesi. Al 17esimo Bertolini ci prova con un colpo di testa. La sfera finisce sul fondo. Un minuto dopo, Carola Lamberti salva sulla linea con Gliagnello messa fuori causa in uscita. Alla sirena finale, il punteggio delude entrambe le formazioni. Il Futsal Nuceria ha due soli punti di vantaggio sulla zona play-out. Per Sarno, solo un po' di morale in più, a dispetto dell'ultimo posto in graduatoria.